Oggi intervistiamo Antonio Semerari. Antonio Semerari ha collaborato molto, lo conosco da tanto tempo, ha collaborato molto con me e con Francesco Mancini all'inizio del nostro lavoro. Attualmente lavora a Roma, dove ha fondato il terzo centro di terapia, cognitiva. Adesso passiamo alle famose 8 domande che, farò ad Antonio. Antonio, grazie di aver accettato di essere intervistato da State of Mind. Grazie a te dell'invito. E la prima domanda è questa: ognuno ha dei principi teorici o clinici e, o almeno dei riferimenti che ritiene importanti per il lavoro clinico. Vuoi dire brevemente ai nostri ascoltatori quali sono i tuoi? Ma intendiamoci, questa è una domanda che non mi ha lasciato molto convinto, perché i principi teorici più generali di solito nel nostro campo non hanno avuto grande fortuna. Capisco il principio, che so, il principio dinamico, che certamente non ha avuto grande fortuna, il principio delle contingenze ambientali, di spiegare il comportamento in base alle contingenze, non ha avuto fortuna. Quindi non credo molto in questi principi, io credo più nel rilievo dei problemi clinici, che noi dovremmo dare la priorità ai problemi clinici piuttosto che ai principi teorici. Certo, ovviamente, essendo cognitivisti, diamo tutta importanza al fattore cognitivo, crediamo tutti che il fattore cognitivo abbia Una sua una rilevanza. sua rilevanza nel determinare la psicopatologia, ma non è che entra in contrasto con altro, perché sarebbe come che un infettivologo mette in contrasto il principio microbico col principio autoimmune o col principio degenerativo, non ha molto Ma senso. se i problemi clinici allora, passiamo ai problemi clinici. Quali sono quelli da cui tu sei partito nelle tue riflessioni che ritieni più importanti? Beh, quello che ha determinato un po' la svolta, uno in comune, se ben ti ricordi, siamo partiti dal problema. Cosa ostacola il cambiamento? Cioè, da che cosa fa sì che un disturbo si mantiene? Quando abbiamo rovesciato un po' la logica di chiedersi perché c'è un disturbo, ma ci siamo posti la domanda su cosa ostacola il cambiamento. Poi ciascuno di noi ha seguito, soprattutto Francesco, ha continuato lungo questa strada, Francesco Mancini. Io me lo sono posto in termini invece relazionali, quali sono i fattori relazionali che sono di ostacolo al cambiamento. E da lì ho cominciato prima a interessarmi della relazione terapeutica e poi da lì di metacognizione come fattore di ostacolo alla relazione terapeutica. Queste sono state, E credo, il problema dei cicli il problema interpersonali. dei cicli interpersonali. Ma questi problemi clinici, come segnano, colorano il tuo lavoro clinico? Questi problemi clinici come lavorano in quel. Che significa Cioè, esattamente? siccome qui, cioè, questi problemi clinici che tu ti poni, come ne tieni conto nel tuo lavoro clinico? Beh, fanno parte dell'assessment. Cioè, io ho un'idea molto semplice in realtà della psicoterapia e della psicoterapia cognitiva. Penso che la psicoterapia cognitiva standard, grosso modo, sia il migliore strumento clinico di cambiamento terapeutico che abbiamo a disposizione. In alcuni casi non è applicabile perché esistono una serie di ostacoli. Questi ostacoli sono di tipo relazionale o di tipo funzionale, cioè il paziente ha alcune funzioni che impediscono di fare il protocollo standard. Il mio lavoro clinico può essere visto come un modo per rimuovere progressivamente tutti gli ostacoli e creare le condizioni per un intervento standard. Fammi un esempio pratico, così i nostri ascoltatori ci sentono, lo capiscono. Ok, se noi ci troviamo di fronte a un paziente borderline, lui avrà dei contenuti mentali problematici, cioè delle credenze, delle Dei aspettative processi. negative e così via. Oltre a questo presenterà alcuni problemi. Uno è che è caotico, contraddittorio e non sa di esserlo, che questo è un aspetto funzionale. I suoi contenuti problematici non saranno presentati né presenti alla sua mente in modo ordinato. Non avrà una gerarchia di rilevanza. Questi sono aspetti funzionali. In più,
questa caoticità si rifletterà nella relazione, renderà caotica la relazione. Allora dovremo prima risolvere questi due problemi e poi affrontare quei contenuti specifici che costituiscono lo stato mentale problematico Ma del tu, corpo. questo tipo di esempio di non integrazione, la tua cartina da tornasole è la relazione tra te e il paziente o ciò che il paziente ti racconta del suo mondo fuori o del suo mondo relazionale? Entrambe vanno Entrambi. E incrociate. quale di più? No, direi che entrambe vanno incrociate, cioè quando hai una relazione confusa e in più una narrazione confusa di ciò che avviene fuori, le due cose ti dicono che esiste un problema di Oh, e a integrazione. quel punto cosa fai? Perché per noi è importante anche capire cosa Beh, la facciamo. tecnica che noi più usiamo in questo caso, beh, esistono diverse tecniche ovviamente, alcune a proposito di una domanda che verrà dopo, che è quella sull'integrazione, sono di derivazione herberghiana, cioè fai riflettere e chiedi delucidazioni sui vari aspetti non integrati. Altre sono invece più propriamente di tradizione cognitivista, una di quelle a cui teniamo di più è la ricostruzione dell'andamento degli stati mentali, cioè si ricostruisce col paziente i diversi stati mentali, si disegna un grafico dei diversi stati mentali con le frecce per cui si vedono come si transita da uno stato mentale all'altro e questo costituisce un potente strumento di integrazione. E quindi come lo fai tecnicamente su questa cosa degli stati mentali? Raccontami un esempio su una. Vorrei farti un disegno, insomma, sostanzialmente, ma poi immaginarti, ti posso dire, una paziente ci viene mandata dopo un ricovero per atti autolesivi, ha un disturbo bulimico, viene fatta la diagnosi di disturbo borderline, e si ricostruisce, ovviamente la sua narrazione è confusa, ma alla fine la ricostruzione è questa. Ha degli stati di vuoto intollerabile in cui si sente svanire, sente il corpo che svanisce. Per combattere gli stati di vuoto fa la boffata. Dopo la boffata entra in uno stato di smorfofobico, di rabbia diretta verso se stessa, di orrore di sé. Questo malessere monta, arriva a commettere l'atto autolesivo, dopo l'atto autolesivo sta meglio, dopodiché si spaventa, entra in un altro stato mentale dove pensa di essere una che perde il controllo, che può farsi del male, che non ha il controllo di se stessa. Chiede ossessivamente al fidanzato di controllarla sia nella condotta alimentare che nel comportamento quotidiano. Entra in uno stato di costrizione in cui non tollera più il controllo del fidanzato, cerca di sottrarsi al controllo, di stare da solo e finalmente rifarsi una bella boffata che ricomincia la dinamica. Ora, tutto questo è una sequenza di diversi stati mentali, in uno domina il vuoto, in un altro il disprezzo di sé, in un'altra l'ansia e il timore di perdita di controllo, in un'altra la costrizione, con delle strategie ciascuna di gestione. Gestisce il vuoto con la boffata, poi il senso di disprezzo della boffata col taglio Senti e così Antonio, via. Si ricostruisce questo, si disegna insieme, si disegna insieme, insieme. è come un diagramma di flusso alla Esatto, Anthony come Ryle, assomiglia al diagramma. esattamente. Senti, quindi in realtà, questo poi ci stiamo arrivando, quando tu cominci a illustrare da un lato come avviene nella relazione, poi anche facendo vedere il diagramma di flusso, poi tu come monitori il cambiamento nelle tue sedute di questi pazienti? Utilizzi dei test, oppure il monitoraggio è esclusivamente interpersonale, oppure di quello che ti racconta Beh, fuori? no, noi siamo un centro di ricerca anche, quindi tutti i nostri pazienti sono regolarmente testati all'ingresso e ogni 6 mesi e quindi quello è Utilizzi naturalmente, anche la testistica dei vostri test del terzo piuttosto, centro? sì, è una testistica piuttosto complessa, Sì. quindi fanno tanti di test, fin troppi si lamenta. E, beh, naturalmente questo va incrociato con l'osservazione clinica, la testistica non può sostituire mai l'osservazione clinica. Senti,
E poi lentamente si arriva in chiusura. Il momento della chiusura è un momento molto interessante perché è come se avvenisse improvvisamente, come se dopo tanto lavoro, che può durare anche anni, arrivasse qualcosa per cui tutta la relazione si tranquillizza, si calma. Tu, che tecniche, se adotti delle tecniche o come ti orienti e ti organizzi per monitorare la chiusura delle terapie? Ma io uso semplicemente il vecchio accorgimento di diluire la frequenza progressivamente. Ma i segnali quali sono? Perché tu una volta avevi detto delle cose interessanti su quali sono i segnali per te che stai andando in chiusura. Sì, mi regolo, attualmente mi regolo molto sulla testistica, sinceramente. Non chiudo se non vedo una modificazione coerente di diverse variabili, soprattutto essendo paziente di disturbo di personalità. Con gli anni sono diventato un po' scettico sulla capacità di prevenire le ricadute. Cioè, in realtà io oggi sinceramente dico quelli che dicono, per prevenire le ricadute bisogna fare questo, monitorare questo, non ci credo. Ma La anche raccontano. Quindi io semplicemente propongo l'osservazione, il paziente lo vedo una volta al mese. Una volta l'anno e monitorizzo l'andamento, secondo me è la cosa più semplice E e più poi no, modesta. esatto, e poi non, magari non si chiamano neanche ricadute, ma si chiamano vulnerabilità che riemergano in fasi di nuovo stressanti dell'esistenza, cioè, perché poi le vulnerabilità rimangono, Certo. ovviamente. Allora, passiamo al paziente difficile. In fondo voi avete fatto un grande lavoro sia di ricerca che di riflessione nel terzo centro sul paziente difficile. Questa categoria introdotta da Carlo Peri, secondo te è utile? E la domanda per te è anche un po' pleonastica, ma come si modifica le tue tecniche con questo tipo di No, paziente? beh, la condivido in pieno, l'ho ripresa tante volte, condivido la definizione esatta, ripeto, cioè per lo psicoterapeuta il paziente difficile è quello relazionalmente difficile, cioè quello con cui non fai l'alleanza terapeutica, non riesci a stabilire Sì. una solida alleanza terapeutica. Beh, si modifica, io sono partito proprio da questo problema, cioè perché alcuni pazienti sono facili e alcuni difficili, non riesci a farlo. La risposta alla mia domanda, a questa domanda è stata, tra le altre cose, perché alcuni pazienti sono metacognitivamente peggiori di altri e quindi hanno più Funzionano peggio. difficoltà nelle relazioni, perché la metacognizione è strumento principe per la Sì. regolazione delle relazioni. E di lì è partito un filone di ricerca, quindi è chiaro Certo. che per me Perris è una definizione di partenza quasi del mio lavoro. Sì, perché noi arrivavamo da un'esperienza diversa e a un certo punto, secondo me, questo problema definito da Carlo Pleyrides in realtà ha cambiato tutti gli approcci clinici, perché Otto Kernberg si definisce uno psicanalista, ma in realtà non lo è più, secondo la vecchia psico. Cioè, è come se da tutte le parti, da tutti i tipi di terapia, si è incontrato un tipo di paziente che richiede un lavoro diverso, e questo mi introduce alla domanda sulla terza ondata, perché secondo me la terza ondata segnala il problema del paziente difficile nel mondo cognitivista. Secondo te, cosa ne pensi della terza ondata, che è fatta di tante cose diverse, Certo. esatto, ma vedi qualche principio comune, c'è qualcosa che preferisci, c'è qualcosa che invece non ti piace, ne hai studiato qualcuno di più e se sì, quale? Beh, noi abbiamo introdotto al centro dei gruppi di mindfulness stabilmente per i pazienti con rimuginio, E ruminazione. ruminazione, in particolare rimuginio depressivo e ansioso, più con quelli che abbiamo comunque, in generale ho un'opinione abbastanza buona. Il punto però è questo, cioè è un po' figlia della scomposizione della psicopatologia. Cioè, il problema è che si tratta, per la maggior parte dei casi, di tecnica efficace su un punto specifico della psicopatologia. Il loro vantaggio, il loro punto di forza, che sono mirate ed efficaci. Il grande svantaggio è che mancano di una visione d'insieme della psicopatologia in cui inserirle in realtà. Per cui, come, che è una critica che noi facevamo molto, non so se ti ricordi, a certi tipi di
approcci sistemici che dicevamo, hanno un livello teorico generale, un livello di tecnica specifica, manca il modello psicopatologico in Sì, come si mezzo. trasforma dall'alto. C'è tutta questa parte intermedia. Ora, che nei programmi di terza ondata, un po', sono, queste tecniche di terza ondata un po' si presentano come psicoterapie autonome, Sì. trovo un po' presuntuose. No, Sì, tecniche specifiche mirate su aspetti di psicopatologia. Quello che sarebbe importante è avere un modello psicopatologico che ci dice quando usarla, quando usare una, quando non usarla, esatto, quando questa usare prima l'altra, sì, in questa che ordine e perché, questo è il punto. ancora non c'è ricerca su questo. Ancora non c'è, sì, ma non credo che spetti a loro, insomma, questo spetta a tutti, avere dei modelli psicopatologici che ci permettono di usarlo in modo ragionato, mirato e opportuno, ma comunque hanno arricchito il nostro patrimonio. Senti Antonio, questa è l'ultima domanda, perché poi se noi guardiamo le tecniche di terza ondata troviamo delle tecniche tipo quella di Wells basate su delle ricerche minuziose sull'attenzione, che poi a un certo punto vengono inferite a essere globali, oppure troviamo dei modelli generali tipo Young o altri modelli. Tu specificatamente, perché poi quando noi diciamo integriamo, no? Tu lo fai e come lo fai? Cioè, perché secondo me per ora nessuno di noi riesce a integrare. Assommiamo. Noi finora, quando abbiamo una difficoltà, abbiamo un traumatizzato, tu dici, vabbè, potrebbe fare l'EMDR, oppure Beh, che oddio, criteri utilizzi tu? non sarei così pessimista. Io uso un criterio molto semplice. Dato che noi abbiamo casi che spesso hanno più diagnosi, sia più diagnosi di personalità che diagnosi, che un tempo si diceva S1 o S2, quindi che hanno diversi aspetti di psicopatologia, noi usiamo un criterio molto semplice, cerchiamo di ricostruire, di elencare tutti gli aspetti psicopatologici, funzionali, relazionali, sintomatici, eccetera, eccetera. Quando è possibile, come nell'esempio che ti ho fatto, ricostruire un modello d'insieme del funzionamento del paziente. E poi la prima domanda è: quale di questi sintomi è di ostacolo al trattamento? Quello ha priorità su tutti gli altri perché se non si risolve quello non parte il trattamento. Se esiste una tecnica specifica di terza ondata per quel sintomo, si usa quella, ovviamente. Dopodiché, se non c'è nessuno che dia ostacolo particolare al trattamento, cioè all'avanzo terapeutica, quale fonte di maggiore sofferenza soggettiva? Supponiamo che sia un paziente dissociato, cioè immagini intrusive, in quel caso si può usare l'MDR. Cioè, dipende dalla ricostruzione Dei problemi del del problema paziente. del paziente, di come sono messi insieme i Sì. vari Che aspetti della psicopatologia del paziente. era il punto poi da cui sei partito. Adesso questa non è una vera domanda, però già che sei qui ne approfitto, ma perché è proprio un momento in cui vediamo, poi tu non so se hai seguito qualche intervista di State of Mind, abbiamo intervistato psicanalisti, persone di formazione più comportamentale, così. Ed è come se veramente ci fosse un momento in cui si sta lasciando un po' le ideologie e tutti stanno di più sui problemi. Ma secondo te la psicoterapia come sarà il futuro? Cosa vedi? Che sarà, sarà. Hai una visione antideologica o integrativa? Questa domanda uno poi oscilla sempre tra l'aspetto normativo, come dovrebbe essere, o come l'aspetto Quello che descrittivo, veramente come succede. probabilmente. Allora, come ti piacerebbe? Ma divisa su problemi, chiaro, in tutte le mie interviste qui ho detto questo, divisa su problemi clinici. Cioè, su cui si sviluppa a partire dal problema clinico, non dalla scuola, dall'assunto teorico, Questo dalla sarebbe. divisione di problemi clinici. Non credo in particolar modo che questo avverrà, la tendenza semmai è questo crederebbe una psicoterapia estremamente colta da un punto di vista psichiatrico e psicopatologico, cioè,
no, psicoterapeutica che rivaleggi con lo psichiatra, col neurologo, nel Certo. comprendere come vanno i processi. L'impressione che la tendenza sia un po' un'altra, appunto, in questo la terza ondata rappresenta una deriva rischiosa, cioè l'analogo della fisioterapia, aggiustami la caviglia, cioè aggiusta questo punto qui, Sì, non lì più l'analisi psicopatologica, l'inquadramento psicopatologico, ma l'intervento specifico su una parte specifica dettata da qualcun altro che non è lo psicoterapeuta. Sì, lì molto dipende dalla forza della ricerca. Dalla La forza, beh, anche dalla formazione, perché è chiaro che se fanno formazione, formazione in cui aperta a superi. tutti, breve, la figura perde di spessore professionale, questo. Infatti. Va bene, senti, ci hai dato una bellissima intervista. Grazie Antonio Grazie a Semerari e voi, ti tanti salutiamo. auguri. Buon state of mind. Buon state of mind.